Mi pare che sia stata una serata assolutamente coinvolgente dal punto di vista emotivo, la partecipazione sia dei cittadini, la qualità anche delle esibizioni, i nostri musicisti, i nostri contemporanei, e mi pare che ci siamo, abbiamo raggiunto l'obiettivo, dobbiamo continuare con tutti gli altri eventi, naturalmente immaginare una programmazione anche di medio-lungo termine che valorizzi non solo le nostre tradizione, la nostra storia, ma questo segmento musicale che di fatto è stato recuperato più a Napoli che da noi. Noi stiamo tentando un'operazione di recupero, di reintestazione di questa grande tradizione musicale. Gli Omellici Marosa ce lo consentono, i due più grandi della musica del Settecento, questa volta voglio dire a Versano, e quindi siamo sulla buona strada. Io mi auguro che, come stasera, nelle altre occasioni, io spero e penso ci sarà sicuramente una grande partecipazione della città, questo sarà sintomo e sinonimo di una riuscita della nostra operazione. Siamo riusciti ad avere anche attenzione da territorio, non solo quello della provincia di Caserta, anche della provincia di Napoli. Abbiamo chiamato al comune di cittadini che vogliono il programma da Napoli città e dalla provincia di Napoli, quindi presumo che siamo arrivati al punto dove volevamo arrivare. La città che si pone all'attenzione di un'area più vasta, che ha responsabilità sul piano di un territorio complesso, ma che ha anche le sue eccellenze, e questa sera abbiamo dimostrato che abbiamo centrato l'obiettivo. Questa chiesa sta diventando famosa per le porte aperte in generale. E quindi è la cosa bella che stiamo cercando di creare come mentalità, no? Un luogo dove ci si ferma per respirare un attimo, e quando poi si respira anche con le sensazioni che offre la musica come questa sera, e allora ecco che veramente i polmoni funzionano benissimo, e forse speriamo di realizzare, ecco, un sogno anche diverso di cittadinanza, no? Nella nostra bella realtà versana. Quindi questo il desiderio comune anche con il nostro sindaco, è proprio quello di costruire un po' di bellezza tra tante cose strane e storte che si vedono in giro.